Ben ritrovati su Restratici, io sono Rev e siamo qua su Europa Universalis 4 con Dithmarschen, la grande repubblica contadina nel nord della Germania. Se vi siete persi l'inizio di questa miniserie Blitz, davvero velocissima da recuperare, vi lascio il link sia in descrizione sia nel commento in alto. Ma adesso andiamo avanti perché dobbiamo portare la rivoluzione in tutta la Germania e magari riusciremo proprio a formarla, questa Germania. Dunque, alla fine dello scorso episodio siamo riusciti a vincere la guerra dei contadini nell'impero e per vincere intendo che siamo stati così forti da spostare gli equilibri, non è davvero scoppiata la guerra dei contadini, quindi l'imperatore ci ha dato concessioni e ha deciso che i nobili vanno tassati. Questo ci ha sbloccato alcune missioni, 200 punti così, ma soprattutto questa missione qua, la guerra dei contadini appunto, The Peasants' War, 50 di government, di progresso, di riforma di governo. E anche per tutto il resto della partita, bonus permanente, questo non è molto forte ma è un bonus permanente, più 20% di velocità di costruzione di reti di spie e più 30% di efficienza di supporto di ribelli, perché appunto esportiamo la rivoluzione. Siamo sempre lì ante litteram, un po' proletari, no, siamo solo dei contadini, de devotissimi, guardate, abbiamo qua una Madonna. Ho visto la Madonna! Finiamo anche di prendere le idee quantity, questa era l'ultima, perfetto. Ci ha finito di sbloccare le idee, il 10% di goods produced, ottimo modificatore economico. E la nostra finisher più 0.30 di tradizione repubblicana annua, il che vuol dire che adesso il nostro syndic, il nostro console, lo rieleggeremo sempre a oltranza perché non rischiamo di cadere nella dittatura. Guardate quanti bonus abbiamo sommato, è un più 1.79 annuo, è tantissimo. Il che vuol dire che faremo davvero davvero molti punti. Stiamo facendo metà dei nostri, più di metà delle nostre entrate sono dal commercio, un buon 43, che per il 1554 è un ottimo income, un ottimo reddito. Qua nel nodo di Lubecca stiamo facendo soldi seri. A proposito di Lubecca, probabilmente la vorremmo vassallizzare. Perché vassallizzarla per adesso e non conquistarla? Perché comunque avere repubbliche mercantili vicine dà un bonus di produzione dei beni in tutte le nostre province. Perché essendoci i mercanti della Repubblica di Lubecca c'è più domanda e quindi i beni circolano. Questa è l'idea. Un quasi 10% di goods produced che ci rende ancora più ricchi. Quindi il piano è vassallizzare Lubecca e poi dirgli: ok, tutto quello che fai col commercio, il tuo trade power, giralo a me. L'economia è così florida che ci permette di rafforzare le manifatture. Qua ad esempio dava 0,54, conveniva assolutamente farla. Ne abbiamo già 6 costruite, più altri in costruzione, che per il 1554 ci rende davvero prosperi e ricchi. Siamo avanti. Ok, dichiariamo questa guerra a Lubecca. Sono alleati anche con Brandeburgo e Amburgo. Andiamo immediatamente a distruggere il suo esercito, poi ci giriamo verso la città di Amburgo. Distruggiamo anche l'esercito di Amburgo e poi procediamo con gli assedi. Procediamo anche con l'assedio nel Brandeburgo. Ci facciamo dare un po' di ducati e anche il trade power dal Brandeburgo. E adesso rendiamo Lubecca vassalla. Bene così, chiediamo anche tutti i ducati che hanno, che non sono molti. La coalizione è una falsa coalizione. Lubecca, Amburgo, Pomerania e Luneburgo. Due di questi sono in tregua, una diventa vassalla, quindi non può partire. Perfetto. Ce li prendiamo come vassalli. Chiediamo a Lubecca di darci tutto il commercio, di mandarlo tutto verso di noi. Ok, dichiariamo guerra alla Pomerania perché sono nostri rivali commerciali nel nodo di Lubecca e perché comunque vogliamo avvicinarci verso la Polonia, che è fuori dall'impero. Ora, la Polonia è temibile, però c'è da dire una cosa, non ha l'unione sulla Lituania e la Russia sembra piuttosto solida e decisa a finire la Lituania. Quindi probabilmente in futuro combatteremo con la Polonia per prenderci Krolowice, o come si dice in polacco, che poi sarebbe Königsberg, visto che è potenzialmente richiesta per formare la Germania. È un'alternativa, si può fare la Germania un po' prussiana, vuole quella oppure qualcos'altro. Ok, infatti, vuole quella o Strasburgo. Comunque, dobbiamo andare in quella direzione, ci conviene in quanto potenza del nord, del Baltico. Cobelligeriamo anche la Svezia, questo coinvolge la Scozia e vabbè, ce ne faremo una ragione, tanto la Scozia è morente, la Gran Bretagna la sta divorando. E per l'appunto, la Svezia è cobelligerata, quindi potremo prendere qualche provincia da loro senza spendere troppo. Obiettivo di questa guerra, Stettino,
Abbiamo due armate adesso, una con 26.000 uomini e una con 34.000. Siamo leggermente sopra il force limit, ma siamo anche ricchissimi, possiamo permettercelo. Andiamo subito verso Stettino. Qua andiamo a cercare l'armata svedese. Ah, sediamo Stoccolma, si faranno vedere. Andiamo a distruggere la flotta della Pomerania. I pirati col grifone. Famosi pirati pomerani. Famosi volpini della Pomerania. No, quella è un'altra cosa. Questo è il mio mare. Niente pirati nel mio Baltico. Stanno provando a riprendersi Stoccolma. Non così in fretta. Guardate qua. Quanto morale in più abbiamo. Hanno comunque una disciplina altissima. Sono gli Space Marine svedesi, ma molte più truppe. Oltretutto controlliamo anche il forte. Li abbiamo fatti arretrare. Vinto Volgast. Adesso possiamo occupare il resto della Pomerania. Continuiamo a rieleggere. Vedete che il nostro sindaco è 5-5-6. Con tra l'altro due tratti positivi, tra cui un 5% di disciplina. Tutto grasso che cola. Gli svedesi stanno reclutando mercenari. C'è qua la compagnia lituana. Sono piuttosto disperati. Tra l'altro la Svezia è stata appena attaccata alle spalle dalla Russia. Quindi il problema svedese è risolto. Chiediamo alla Svezia un po' di province, non troppe perché non vogliamo rischiare la coalizione. Riparazioni di guerra. Ducati. Ok, queste quattro province qua. Siamo un po' più svedesi adesso. Ok, dalla Pomerania non possiamo prendercela tutta ancora, proprio no. Se non sapete che coalizione. Ad esempio qua ci sono già un tot di stati, sono 7. 8. Siamo in tregua con due di loro. 3, perché una sarà la Pomerania. Se io chiedessi anche Stargard, per caso, entra troppa gente. Ok, chiediamo queste tre province: Stralsund, Volgast e Stettino. Quindi circa 39 di development. Con un piccolo porto commerciale e anche un estuario. L'estuario dell'Oder. Bene così. Andiamo verso l'Ostprussen. I territori prussiani. Chiediamo anche soldi, ovviamente. Abbiamo preso al conte grifone Oguslavo XIII, tre province tolte dal gioco nobiliare. Ancora ottava grande potenza. Nuova riforma. E come riforma prendiamo il principio militare, che è una riforma davvero fantastica. Riduce quanta tradizione repubblicana facciamo all'anno, meno 0.5, ma riduce anche gli anni di separatismo per tutti i territori conquistati di 5 e ci dà più 10 di assolutismo massimo. Non siamo ancora entrati nell'età dell'assolutismo, ma ci entreremo a breve in una quarantina d'anni. Ma la cosa davvero bella è che vincere le guerre dà 5 di tradizione repubblicana, quindi nonostante questo debuff annuo abbastanza pesante, compensato comunque da tutti i nostri buff positivi estremamente alti, vincere le guerre da tradizione repubblicana. In pratica un vero console che fin tanto che si ricopre di gloria militare, nessuno dice niente, può restare lì al governo quanto vuole. Vedetelo un po' a metà tra un Napoleone e un Giulio Cesare. Mi piace tantissimo il flavor di questa riforma, prendiamola. È il momento di prendere un nuovo gruppo di idee, prendiamo le idee religiose. Perché abbiamo 86% di religious unity e un sacco di province che vogliamo conquistare sono protestanti. Quindi non voglio scendere sotto il 75. Mappa sbagliata, ok. Appunto questa zona è tutta protestante. La Danimarca ancora qua è protestante. Dobbiamo prendere queste due province. Ha senso prendere le idee religiose. È il momento di ripulire i nostri confini. Dichiariamo la Danimarca. O ciò che resta in Danimarca qua in Scania. Ci prendiamo questa provincia che le rimane e anche l'isoletta di Bornholm, dove avevano spostato la loro capitale, tra l'altro. Abbiamo accumulato più di 2000 ducati, quindi la missione di accumulare un tesoro è stata completata. Questo ci dà per 25 anni più 0.10 di riduzione annua dell'inflazione, non male. 56 ducati dal commercio, 52% delle nostre entrate sempre. Guardate qua che bella potenza siamo. Germanica a tutto tondo qua, siamo entrati in Scandinavia. A questo proposito, possiamo finalmente accettare un'altra cultura.
Quindi promuoviamo la cultura svedese che rappresenta il 7% del nostro development totale, quindi non una percentuale insignificante. E oltretutto c'è altra Svezia e altri, ci sono altri svedesi in futuro da assimilare. Cos'è questa roba? C'è una... è la guerra di religione, ok? La Boemia ha dichiarato guerra all'Austria. Vediamo gli schieramenti. Allora, io dalla guerra di religione ho deciso di chiamarmene fuori. Siamo piuttosto, tutto sommato, laici. Laici ma non troppo. Ok che abbiamo una Madonna qua nello stemma araldico, però... chiamiamoci fuori. Si rompe la nostra alleanza con l'Austria. No, sono finite le aringhe. Adesso produrremo grano a Schonen. E perdiamo anche il modificatore del grande mercato di aringhe della Scania. Abbiamo esaurito i banchi di pesce tipici e quindi ci si sposta nell'Atlantico. Non male, perché noi abbiamo bisogno di 10 province che producono grano per la missione e la conquista del pane. Adesso ne abbiamo due, prima ne avevamo una. Vabbè dai, Nicholas Carl ha raggiunto 73 anni, ha solo tratti positivi, ha 6 punti monarchici in tutte e tre le abilità. Che roba, che leggenda, la leggenda di Dithmarschen, il grande syndic Nicholas Carl. Ed è morto, appena l'ho detto, è morto, vabbè, aveva 73 anni. Tempo di eleggere qualcun altro. Questo si chiama Adolf, porta male. No, Adolfi, Johan Adolfi, scusate, ho visto ok. Non porta male allora. La guerra di religione continua a infuriare, guardate l'Austria quasi occupata. Pare che i protestanti vinceranno, pare che vincerà la Lega Evangelica. Il che vuol dire che l'Austria molto probabilmente non sarà più imperatore dopo questa guerra. Un po' paura che lo diventerà la Boemia, vedremo. Ok, nel mentre che la guerra di religione infuria è un ottimo momento per attaccare il Brandeburgo, che tra l'altro è stato già divorato parzialmente dalla Boemia, costretto a rilasciare Ruppin e altri territori. Brandeburgo che era vulnerabilissimo, era stato appena sconfitto durante la guerra della Lega Protestante, la guerra di religione. Abbiamo fatto cadere la fortezza di Berlino. Se chiediamo queste due province, il Brandeburgo propriamente detto e Potsdam, la coalizione potenziale è... caspita, sono comunque 11 stati, però il Brandeburgo è in tregua. La Pomerania anche in tregua. Molti di questi altri sono stati minori. Ce lo possiamo permettere, siamo al limite. Chiediamo anche 180 ducati. E le riparazioni di guerra. No, niente riparazioni? Beh, niente riparazioni allora. Completata la missione di costruire almeno 20 manifatture, ci dà 1877 ducati sull'unghia e 10% di efficienza produttiva per 25 anni. Siamo proto-industrializzati nel 1577. Davvero avanti con la tabella di marcia, avanti così! Stiamo mantenendo l'unità religiosa sopra 80%, riconvertendo le province che si sono convertite al protestantesimo molto tempo fa, perché quelle recenti hanno ancora tutte lo zelo. Pare che alla fine vincerà l'Austria, probabilmente tra varie paci separate, tra i due schieramenti. Pare proprio che sia successo che la Boemia non la spunta. Quindi impero cattolico? Vedremo, la guerra è ancora in corso. Ma che cavolo, qua nell'isola di Rügen si sono dati alla pirateria? Sono diventati una repubblica di pirati? Proprio qua, a largo delle mie coste, che spina nel fianco! Aspetta, ma li possiamo vassalizzare? Oh sì, figata, adesso li vassalizziamo allora. È il momento di attaccare la Svezia, prendersi Stoccolma, la grande miniera della Skogen. E praticamente lasciamo poi uno stato cuscinetto tra noi e la Russia, perché non voglio ancora confinare direttamente con la Russia. Non mi piace l'idea. Prendiamo dalla Svezia, Stoccolma, Bergslagen e dalla Skogen. E ci fermiamo qua. E speriamo che la Russia non finisca a confinare con noi. E purtroppo hanno preso anche questa provincia qua. Quindi sì, anche nelle isole Åland. Confiniamo con la Russia. È un bel problema. Bene, facciamo livello 1 della grande miniera di Dalla Skogen. La più grande miniera di rame in tutta Europa. È davvero, davvero tanta roba per noi.
Ok, abbiamo finalmente creato una grande flotta perché ho fatto il decimo galeone. Per 25 anni abbiamo tutta una serie di bonus navali molto forti. E adesso dobbiamo fare dominare il commercio. 75% di trade power nel nostro nodo ci darà per il resto della campagna una provincia a caso nel nodo, verrà sorteggiata. Avrà più 10 flat di trade power e meno 5% costo di development. Carino. Non è un bonus devastante, ma è permanente ed è molto carino. Al momento abbiamo 63%, noi in realtà no, possiamo fare di più, devo rimettere a proteggere il commercio. Comunque siamo vicini, ma non vicinissimi. 70%, ok, possiamo arrivare a 75% in poco tempo. Nuova riforma di governo, tier 10, siamo avantissimo, prendiamo la citizenry. Una repubblica di veri cittadini con una serie di diritti garantiti da una carta. Vedete qua che sono vestiti alla francese. Non so se questo è Napoleone o cosa. Comunque è direttamente una riforma rivoluzionaria. Anche se per noi è il 1590. Prendiamo al più 10% di morale dell'armata. Niente male. Dico una cosa folle. La Russia è enorme, ha 1300 di dev. 1344. Noi abbiamo 639. E hanno 300.000 uomini, tra 150.000 attivi e 150.000 di manpower in riserva. Io credo che se la Russia ci dovesse attaccare, e potrebbero farlo, perché comunque desiderano l'isola di Gotland da noi, noi potremmo essere in grado di difenderci. Già adesso. Dico vincendola dura, ma vincendola. Bene, così abbiamo finalmente finito le idee religiose, ci dà il casus belli che ci permette di andare secchi con i nostri carissimi amici eretici, riduce l'aggressive expansion generata. Molto buono questo casus belli. Anche molto comodo vista la situazione nell'impero che è così. Il blu e il bluetto sono protestanti riformati, quindi ci sono un po' di territori da prendere. Prendiamo anche questa policy qua, un bel 10% di morale delle armate, proprio male non è. Abbiamo distrutto le catene. Più di 50 province fanno parte della nostra grandiosa repubblica contadina. Questo ci dà permanentemente lo zelo popolare. 5% di efficienza amministrativa, che come voi saprete anche solo un 5%, questo è un bonus permanente per il resto della partita, uno dei migliori bonus in Europa Universalis 4. E ci dà anche claim permanenti in tutta la regione russa. Oh, la guerra con la Russia. Oh, la guerra con la Russia sarà più veloce, più vicina. Più vicina di quello che pensassi. Davvero più vicina di quello che pensassi. Fatto! È l'età del commercio globale, che credo sia spawnata a Siviglia. Spawna sempre a Siviglia. Lisbona, vabbè, siamo lì. Cerchiamo di abbracciarlo. Investiremo un sacco di punti. Qua a Copenaghen, che è un world port, stiamo ottenendo il commercio globale senza neanche sviluppare. Avrei probabilmente dovuto fare development qua. È stato l'errore mio che ho fatto il porto di ordine mondiale di tier 3 a Copenaghen invece che farlo a Ditmarsen a casa mia. Però c'è anche da dire che Copenaghen ha le fattorie, quindi avrei risparmiato punti, ma nel grande schema delle cose sono costantemente avanti, quindi butto i punti di continuo. Grazie a tutti i punti che stiamo generando con la Repubblica. Intanto la coalizione contro di noi si è sfaldata. Hanno capito che siamo un bravissimo stato, sono una bravissima persona. O forse mi bastava stare calmo un pochino. Può essere che sia solo quello. Incredibile, lo possiamo già prendere. Il 1602, lo prendiamo. Siamo temporaneamente avanti come grande potenza, perché gli altri sono indietro e non l'hanno ancora preso. Temporaneamente sesti. Dal mare del nord verso Lubecca, invece di far andare tutto verso il canale. Cerchiamo di usare un po' di forza per spostare. Ok, abbiamo spostato un po' di commercio. Non possiamo usare le nostre navi per proteggere il commercio in questo momento perché siamo ancora in quella guerra della Francia con la Gran Bretagna. Che è una guerra puramente coloniale. Ok, la situazione delle colonie è interessante perché c'è un motivo se la Francia si è espansa meno del solito. Guardate qua. Oh sì, Nouvelle Flandre. Si sono prese tutte le 13 colonie. La regione canonica delle 13 colonie, via. La Florida, ovviamente la Louisiana che ancora un po' ci sta. Spagna, Sud America completamente spagnolo, portoghesi in Messico e nei Caraibi. Gran Bretagna con un po' di isole caraibiche che forse si prenderà la Francia, vedremo.
Cioè, la Gran Bretagna non pervenuta nelle colonie americane. Quindi si spiega perché hanno solamente 700 di development, hanno solo le isole britanniche. Ok, mi era saltato un pezzo di registrazione, non è successo molto, è iniziata l'età dell'assolutismo, il nostro assolutismo massimo è solo 28 perché comunque siamo una repubblica, ci possiamo lavorare, via. Fatto un po' di università, non so se... Forse non ho registrato neanche il fatto che ho conquistato Berlino, sarebbe un po' una sciocchezza, stavo registrando da mezz'ora. Questo è super, super recappone, sappiatelo. Stiamo anche continuando a convertire sempre per stare sopra la soglia del 75%, perché i centri di riforma in Germania stanno lavorando piuttosto duro. Ah, e abbiamo anche fatto un po' di università. Questa è la schermata della... Ah, ho dichiarato la Golden Era. Ok, dovrei aver riassunto tutto quello che disgraziatamente mi era sfuggito. Meno male che me ne sono accorto adesso e non tra 4 ore e un quarto. Adesso prendiamo Hannover e magari anche Paderborn. Sempre per il fatto che vogliamo formare la Germania, abbiamo preso Berlino, ma ci servono ancora tutte queste province. Altre 25 province generiche nell'area tedesca, più queste province qua che vedete, una o l'altra e alcune alcune comandate. Curioso che Braunschweig è obbligatoria insieme a Monaco, mentre le altre sono tutte opzionali. Questa qua, Braunschweig, a quanto pare hanno ritenuto che fosse così importante, ok. La Polonia mi ha dichiarato rivale. Ah, cari polacchi, arriverà il vostro momento. Oh, se arriverà. La maggior parte delle mie province ha tutti gli edifici militari, sia di Force Limit che di Manpower. Abbiamo Manpower massima 135.000 e Force Limit massimo 125. D'altronde, il gigante russo è di fianco a noi, confina con noi in Scandinavia. Quindi dobbiamo essere abbastanza pronti. Guardate qua quanto stiamo sviluppando, che siamo avanti coi punti, costa pochissimo dove abbiamo fatto l'università e dove il terreno è mediamente favorevole, incredibile. Come riforma tier 11 prendiamo l'apparato burocratico, meno 10% di autonomia nei territori, visto che finché siamo nell'impero non possiamo alzare il nostro rango, quindi nonostante siamo enormi siamo comunque di rango solamente ducale, il che abbassa abbastanza la nostra capacità governativa. Molte province che prenderemo adesso espandendoci resteranno territori. Con quel 10% di autonomia vuol dire che anche i territori avranno un'autonomia invece del 90% dell'80%. Quindi si può ottenere di più dai core territoriali. Ok, al momento di dichiarare guerra alla Pomerania, così arriviamo finalmente a confinare con la Polonia. Questi sono tutti i territori fuori dall'impero e cattolici. Quindi non avremo poi problemi di unità religiosa per integrare questi. Andiamo. Si va prima in Pomerania. Bene, annettiamo quello che resta della Pomerania. Coalizione possibile. Ah, 5 stati, sì, perché siamo andati da un lato protestante, poi cattolici, poi di nuovo sui protestanti. Quindi l'aggressive expansion si divide. Oltretutto questi territori non sono molto sviluppati, quindi non dà tantissima aggressive expansion. Bene. Eccoci qua, ora confiniamo con la Polonia, in particolare con quello che ci interessa a noi, i territori prussiani. Ci devi dare Danzica! Danzica o guerra! Eccoci qua, finalmente prendiamo un altro gruppo di idee e prendiamo quality, perché vogliamo assolutamente avere generali migliori, quindi più army tradition, perché tutta questa combattability è sempre bella cosa, più la disciplina finale. Perché sì, la qualità delle nostre truppe è alta, abbiamo tantissimo morale, ma lascia ancora leggermente a desiderare sotto gli altri frangenti. Voglio dire, sono forti, ma non sono ancora fortissime, e questo ci aiuterà in quel frangente. Il nostro assolutismo massimo è salito a 44 tra riforme, la terra demaniale, la Crown Land che continua a salire grazie a tutto lo sviluppo che facciamo e cose varie. Non ci posso credere, la Polonia sta venendo garantita dalla Russia. È alleata con la Spagna e la Francia non entra perché considera la guerra, no? Non entra perché sono parecchio in debito e perché hanno una buona relazione con la Polonia. Ma dimmi te, vorrà dire che Danzica dovrà aspettare. Ma se invece attaccassi direttamente la Russia? Sono alleati solo con la Georgia? Sarebbe uno contro uno? Oh, caspita, è una follia? Sì, mi sa che è una follia. Ok, sapete cosa? Ok, sapete cosa? Il piano è semplice. Visto che la Polonia è garantita dalla Russia, è alleata con la Spagna ed è un qualcosa assolutamente impossibile, anche se convincessimo la Francia ad entrare dal nostro lato, dobbiamo attaccare la Russia
per far rompere alla Russia il trattato con la Polonia, via, il fatto che la Russia la stia garantendo. Bene, sì, dobbiamo vincere una guerra contro la Russia. Noi abbiamo 923 di development, loro hanno 1629. Ebbene, si va! Rimpiangeremo? Forse! Spostiamo le nostre truppe in Scandinavia, ma soprattutto spostiamo la nostra flotta. In questo modo possiamo probabilmente costringere i russi a spostarsi lungo tutta la Finlandia e i territori praticamente artici. I nostri piccoli vassalli Lübeck e Rügen sono entrati in Finlandia. Tra l'altro è fantastico perché io ho mantenuto Rügen vassallo, sono diventati un principato pirata sotto di me. Non hanno più potuto razziare le nostre coste, ma sicuramente hanno razziato a raffica le coste della Polonia e tutte le coste russe. Il che vuol dire che non hanno potuto ottenere prosperità in quei territori perché venivano razziati di continuo. Quindi abbiamo fatto un danno strategico ulteriore ai nostri rivali in questo modo. I russi non si stanno ancora facendo vedere, continuano a non voler dare battaglia. Intanto noi distruggiamo pezzi della loro flotta in piccoli ingaggi navali. Oh, oh, oh! E l'ammiraglia russa è stata affondata! Non hanno più galeoni e non hanno più trasporti. Quello era praticamente l'80% della loro flotta, tra l'altro. Tutto quello che gli resta è qualche nave commerciale che avevano qua nel Baltico. Ah! Nominate un duo più iconico. I russi e le navi che finiscono sul fondale marino. Vi sfido. Eccoci qua, vediamo le loro truppe che hanno quasi 2 punti in meno di morale, meno tattica, meno disciplina. Una battaglia vinta. Caduta la fortezza di Viborg, siamo alle porte di San Pietroburgo e hanno cambiato la capitale, hanno preso la decisione. Oh, pessima decisione di spostare la capitale così vicino alla Repubblica Contadina. Faremo mangiare i würstel e i krauti allo zar. Battaglia di San Pietroburgo, un'armata russa è arrivata a difendere ed è stata spazzata completamente via dalle nostre truppe d'élite. Peccato per i russi, però possono arretrare quanto vogliono, ma le mie basi non sono tanto indietro. Sono qua in Scandinavia io e non ho intenzione di andare troppo in là. È fatta! Il palazzo d'inverno è nostro! C'è un piccolo problema, sono entrati in Pomerania e anche in Germania, hanno già preso Berlino, così, lampo? Sono troppi? Quello è il mio problema, che non ne posso gestire così tanti, devo reclutare, devo andare sopra il force limit per adesso. Oh, devo andare sopra il force limit, oh, devo andare sopra il force limit, cos'è sto casino? Sono tantissimi! Non devono arrivare a Dithmarschen! Di devastazione, perdiamo 8 di development per questo bellissimo evento storico dove letteralmente ha cambiato le mappe. Vedete questa costa frastagliata? In realtà dovrebbe cambiare un pochino. Va bene, proprio nel momento migliore, con i russi che sono entrati in Pomerania e addirittura Berlino. Per fortuna Dithmarschen è ancora salva. Comunque i russi stanno arretrando, eh. E abbiamo 32% di war score. Dopotutto abbiamo vinto molte più battaglie di loro e controlliamo la loro capitale. Abbiamo raggiunto quasi il limite della nostra operatività per vincere questa guerra. 48.000 di manpower rimasta. La nostra riserva si è assottigliata. Oh sì, se si è assottigliata. I nostri obiettivi strategici sono stati raggiunti. Abbiamo tirato giù la flotta russa. Gli abbiamo fatto capire chi comandava. Adesso vedremo cosa saremo in grado di chiedere a tavolo delle trattative. Credo molto. Ci siamo indebitati un po', è partito giusto un singolo prestito, quindi neanche nulla di folle. Bene, ingaggiamo questi 67.000 qua, vinciamo la battaglia e poi ci sediamo al tavolo delle trattative con un war score che va quasi a 70. Quasi a 70%. 64%. Pensavo meglio, ma davvero stiamo raggiungendo il limite massimo dell'operatività di Dithmarschen, della nostra grande repubblica. Non abbiamo quasi più soldati. Allora chiediamo tutto il resto della Svezia, le isole Åland, una buona parte di Finlandia con tanto di costa. Chiediamo loro di annullare i trattati con la Polonia e anche le riparazioni di guerra e 1080 ducati per ripagare giusto quei 2 prestiti che c'erano partiti. E la coalizione sono i soliti 4 stati che ci odiano, sono staterelli, quindi
Ed è fatta! Siamo germanici in quanto sia tedeschi che scandinavi. Adesso la Russia ci ha annunciato come rivali. Ah, se la sono presa male, piccoli. Se la sono presa così tanto male. Ok, 1638, abbiamo 1079 di development. Il piano è questo. Adesso facciamo partire il montaggio anni 80, tipo di allenamento. E davvero sarà velocizzato. Attaccherò i vari stati tedeschi in successione, tentando di far sì che siano sempre per la maggior parte in tregua, anche con paci separate. E mi espanderò e prenderò tutte le province che mi servono per formare la Germania. Per fare questo devo mantenere buone relazioni con l'Austria e l'imperatore in modo che non si metta mai in mezzo. E anche con la Francia per tenermela alleata. Non la chiamerò neanche, semplicemente mi serve un deterrente potenziale. Si parte! Bene, dalla Boemia qua prendiamo solo questa provincia che gli era rimasta. Ducati. Riparazioni. La mandiamo in tregua così. Prendiamo Braunschweig, che era il vero obiettivo di questa guerra. E non esiste più. Coalizione ancora da 4. E ora prendiamo anche il Magdeburgo dall'Anhalt. Così ripuliamo i nostri confini ulteriormente. Dichiariamo una guerra a Hesse e cobelligeriamo il Lussemburgo. In questa maniera a cascata... Tra l'altro il Lussemburgo quando è uscito fuori? Oi boh. In questa maniera a cascata entrano un bel po' di minor imperiali. Oltretutto anche Venezia, non sono minor imperiali. Noi chiamiamo la Francia, in questo caso ci serve. Tutta questa gente non deve poter dichiarare... Assolutamente non deve poter dichiarare una coalizione contro di noi. Li dobbiamo mandare tutti in tregua. Come ultima riforma di governo rafforziamo il potere esecutivo che ci dà un più 25 di assolutismo massimo. Insieme a tutte le altre cose ha portato il nostro assolutismo massimo a 74, che è molto alto per una repubblica, è davvero molto alto. Tanta disciplina da questo assolutismo. Ok, dichiariamo a Lippe, altra guerra nel mentre che c'è appunto questa guerra qua con questi minor. Così rientra la Boemia, Treviri e Goslar, altra gente da mandare in tregua a ripetizione. Ci facciamo dare persino Francoforte, questo sì che causerà una coalizione massiccia. Oh, se è grossa, non importa, io non ho paura. Ci mangiamo una libera città imperiale così. E prendiamo ancora queste due province, Würzburg e Fulda. Questa coalizione se parte con tutti questi stati è la mia fine. Aspettate un attimo, sono entrate dentro... Potrebbero entrare dentro sia la Spagna che la Polonia. Abbiamo 1518 di development comunque. Siamo passati... abbiamo fatto un più 50% così. In un balzo espansionistico. La Polonia ha dichiarato guerra all'Austria? Ok. Ah! Non mi ero accorto di questa cosa. Che gli ottomani hanno anche dichiarato guerra alla Russia. Sta andando abbastanza in una direzione. Interessante. Guardate un po' il momento perfetto per attaccare la Polonia, è uscita dalla coalizione, la Spagna in questo momento ha un regnante crudele ed è un sacco in debito, quindi ha un meno 52 contro meno quindi ha un meno 52 contro un più 50, non gli aiuta e io posso chiamare ottomani e francesi. Se ci fosse stata la Spagna sarebbe stata una guerra davvero dura, così non dovrebbe essere un grosso problema. Dichiariamo per Danzig, è il nostro obiettivo di prenderci la Prussia qua fino a Königsberg, andiamo. Postiamo la nostra flotta qua, distruggiamo la flotta polacca, che non l'abbiamo distrutta ma si sono ritirati. Blocchiamo l'accesso al Baltico, perfetto. Siamo entrati in Polonia senza troppi problemi, i polacchi tentano di evitarci perché siamo chiaramente superiori. Le nostre truppe sono molto molto più avanzate ormai. Maledetti, sono entrati in Finlandia, ci sono anche i veneziani in questa guerra di nuovo. Incacciamo qui. Quanti? Hanno convogliato tantissime truppe? Non mi aspettavo che avrebbero avuto tutte queste truppe in quella posizione. Considerando che sono anche su in Finlandia. Dopo aver offerto un po' di resistenza, la Polonia sta collassando. Hanno quasi finito la manpower. Noi ne abbiamo ancora 200.000. Quindi chiediamo letteralmente tutti i territori prussiani. Le riparazioni di guerra, un sacco di ducati e anche di annullare tutti i trattati con Venezia, Colò.
Annullare tutti i trattati con Colonia. Ah, va bene così. 87%, solita coalizione. Vabbè. Tanto siamo in tregua per 15 anni, quindi hanno tempo per riflettere. Bene così. Ci allunghiamo in Prussia adesso. Che bello. 2004 di development senza colonie, giocando alla fin fine relativamente tall. Non proprio tall, ma dovete anche contare che queste province sono grosse, quelle in Scandinavia, quindi non è che sono moltissime province. Sto costruendo un bel po' di forti livello 6 in punti strategici perché c'ho la tentazione di attaccare la coalizione e smantellare la Germania, smantellare il Sacro Romano Impero proprio così d'imperio. O provarci e magari morire provandoci. Ma intanto gli ottomani mi hanno chiamato in questa guerra con la Russia, quindi accettiamo perché vogliamo tenerci gli ottomani amici. Anche perché, insomma, siamo così vicini alla capitale russa che magari la possiamo prendere e farci dare qualcosa dagli ottomani. Ok, gli ottomani da sta guerra mi hanno voluto donare un bel po' di territori, confini quasi belli. Dovrei forse prendere poi ancora un po' di province qua, tanto volevo Riga, che è comunque di cultura balta e tedeschi del Baltico. Quindi, per adesso ci fermiamo qua, qui. Bene, dichiariamo guerra alla Sassonia, il che vuol dire comunque affrontare tutta sta gente qua, hanno parecchi uomini. Pensavate fosse poco, invece tutto sommato sono molti. Anche senza coalizione. Sorpresa! Il software di registrazione mi ha corrotto un bel pezzo di registrazione. Questo è quello che succede quando si registra. Quando si registra subito dopo un aggiornamento di Windows, mannaggia. Come vedete abbiamo fatto la Germania, vi faccio un bel debriefing perché comunque quello che è saltato è stato sostanzialmente me prima affrontare una Sassonia che aveva un po' di coalizione ma avevo aspettato ovviamente che si sfaldasse, infatti vedete che si è fatto abbastanza in là il 1753 e poi abbiamo finito di ripulire, non abbiamo neanche pulito tutto ma abbiamo preso le province necessarie per formare la Germania. Siamo la terza grande potenza. Volendo potremmo facilmente mangiarci almeno 1000 di dev dalla Russia e finire primi, perché abbiamo tutti i claim e la Russia è diventata davvero molto debole. Vi faccio vedere che siamo anche quasi egemoni. No, non qui, scusate. Siamo anche quasi egemoni economici. In realtà non abbiamo la flotta commerciale che sta lavorando. Ah, no, sta lavorando. Beh, solo 355 dal commercio. Comunque ci si può tranquillamente arrivare, come sapete siamo qua nel 1753, a questo punto della partita è tutto in discesa davvero. Questa è la Repubblica Popolare di Salisburgo, mio stato cliente. Non me la faceva chiamare Salisburgo perché Salisburgo esiste già. Lo so che è un po' anticlimatico, è un po' no, non ci hai fatto vedere la fine, ma il video stava diventando davvero enorme. E il file progetto via la registrazione e si è corrotta, cosa vi devo dire? Però spero abbiate apprezzato quello che può fare Dithmarschen giocando in maniera rilassata, tall, l'opposto davvero di cioè avrei potuto ovviamente prendere molto di più di così, però non volevo esagerare, poi mi sono lasciato prendere la mano, ho deciso che volevo tutti i confini, volevo il Baltico via, infatti come vedete ho preso anche qua. Ed è fatta, qua avremo ancora le missioni tedesche che danno claim su tutta la Francia, tutta l'Italia, tutta la Polonia. In soli 70 anni potremo sicuramente non fare una World Conquest a questo punto, ma potremo arrivare a 9-10.000 di development. Quindi preferisco chiuderla qui, come sempre, magari lasciatemi un commento, fatemi sapere se volete vedere qualche altro stato in serie Blitz. O in generale scrivetemi qualcosa e noi ci vediamo in un prossimo video. Scusate, Windows mi ha fregato. Alla prossima. Ciao. Ciao.